Non possiamo sapere cosa ci riserva la vita, che spesso ci mette a dura prova. Ma pensate che potrebbe esserci qualcuno che trama per cambiare il corso della stessa, ovviamente a proprio piacere. Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che tratta del lato più oscuro della nostra società. Io sono Selena e Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Io sono Silvia, benvenuti in Rubrica Notturna. Sigla! Per oltre 20 anni le autorità sono rimaste sconcertate da due casi apparentemente non correlati, di John e Jane Doe. Sapete, no, che questi sono nomi fittizi che si danno nel sistema legale degli Stati Uniti quando ci sono delle persone trovate ma il cui corpo non viene riconosciuto. Entrambi i cadaveri di cui vi parleremo sono stati trovati a 200 miglia di distanza, ovvero circa 300 chilometri, in due stati diversi. Il corpo di una donna, che verrà poi definita Jane Doe, asiatica, ritrovato tra i detriti dell'interstatale 85 nel maggio del 1998 a Spartanburg, nella Carolina del Sud. 4 mesi dopo, invece, nel settembre, saranno ritrovati i resti di un giovane, anche lui euroasiatico, vicino a un cartellone pubblicitario nella contea di Mebane, nella California del Nord. Entrambi i casi verranno archiviati presto perché le autorità non riusciranno a trovare nessun tipo di indizio, come abbiamo visto, per identificare queste due persone. Insomma, pare che nessuno li conoscesse, nonostante fossero ovviamente state divulgate le loro immagini, ricostruzioni al computer, insomma, volantini ovunque. Sì, perché comunque i cadaveri, quando erano stati trovati, erano in avanzato stato di decomposizione. Per questo motivo era stato necessario fare una ricostruzione facciale Beh, di di questi solito due. sono alquanto Sì, attendibili sì. comunque come Sì, ma ricostruzioni. infatti. Il tutto dunque resterà fermo fino al 2018, quando le autorità faranno un'importante connessione tra John e Jane Doe, queste due persone trovate in questi due stati differenti. Il 25 settembre del 1998, un operaio che lavorava lungo l'interstatale 85, nel nord della Carolina, come abbiamo già visto, cosa fa? Vede un orso con in bocca il teschio di un bambino. Quando l'uomo potrà avvicinarsi senza disturbare il grizzly, vedrà altri resti sepolti proprio sotto a questo cartellone pubblicitario. Quando verranno chiamate le autorità, si appurerà che il corpo appartenesse a un bambino e che il cadavere era ancora parzialmente vestito, anche se il corpo era praticamente ormai totalmente decomposto. Di certo si trovava lì da diversi giorni e le autorità crederanno che la vittima fosse morta altrove perché nei dintorni ovviamente non noteranno nulla di strano, non noteranno neanche forse i resti del corpo. No, neanche segni di lotta. Quando il corpo verrà esaminato ovviamente dal medico legale, quindi non hanno trovato solo il No, teschio, hanno trovato poi anche il ok. resto, però il teschio ce l'aveva in bocca l'orso, quindi è stata la cosa più visibile subito. Comunque, quando il corpo verrà esaminato dal medico legale, si appurerà che il ragazzo fosse morto alcuni mesi prima del suo ritrovamento. Ovviamente, se ci aveva in bocca il teschio è perché era già decomposto. E si stabilirà che il giovane fosse morto per strangolamento. All'inizio si penserà poi che il ragazzo fosse di origine ispanica. Ma questo dato verrà poi comunque smentito perché. Sì, perché il ragazzo era un misto tra europeo e asiatico, di un'età compresa tra i 9 e i 12 anni, quindi un bambino, poverino, e verrà identificato come ragazzo di Mebane. Il bambino aveva i capelli neri, lisci, e di logica aveva anche gli occhi marroni, perché essendo di quell'origine. Ma ovviamente, come abbiamo visto, quell'avanzato stato di decomposizione sarà possibile ricreare il tutto solo attraverso una ricostruzione al computer.
E poi il bambino indossava pantaloni khaki, delle scarpe da ginnastica piuttosto nuove. Al momento del ritrovamento, poi non indossava nessuna maglietta. No, e non sarà trovata neppure lì nei dintorni. Le autorità troveranno anche delle banconote da 50 e da 20 dollari e una banconota da 10 dollari nella tasca dei pantaloncini del bambino. Quando verrà esaminata la dentatura del ragazzo, si noteranno dei canini piuttosto alti, pare che fosse poi una caratteristica della famiglia. Negli anni a venire le autorità faranno realizzare diverse ricostruzioni facciali, non è che se ne accontentano di una, per capire se davvero c'era qualcuno che potesse riconoscerli, ma nessuno identificherà il ragazzino. Ma cosa capita nel 2018? Nel 2018 arriverà una consulente di genealogia genetica, una certa Barbara Reventer, che effettuerà un test del DNA rivoluzionario sul bambino, ovviamente trovato sotto il cartello pubblicitario. Ed è qui che si scoprirà che non era di origini ispaniche, ma che era razza mista fra un europeo e un asiatico. E grazie al nuovo esame genealogico, Barbara riuscirà a risalire a un cugino maschio dei genitori del bambino. Si scoprirà. A un cugino maschio dei genitori del bambino si scoprirà che l'uomo vivesse alla Hawaii. Sarà dunque quando le autorità parleranno con questo cugino che si potrà identificare il bambino. Siamo nel febbraio del 2019. Come Robert Adam Witt, di 10 anni, noto a tutti come Bobby, nato nel Michigan, in Mount Horeb, Ohio, e poi trasferito a Concord, nella Carolina del Nord. Non corrispondendo del tutto alcuni test effettuati all'epoca, si concluderà che provenisse dal sud-est dell'America, e forse dalla Georgia o dall'Alabama, e così i parenti di Bobby saranno informati ovviamente delle sorti del bambino. E il 26 di dicembre del 2018 si scoprirà che la cugina di Bobby, una certa Natalie Montellier, che aveva 9 anni più di lui, aveva setacciato tutto internet ovunque per cercare di trovare suo cugino senza riuscire mai a trovare nessuna informazione. Ma nessuno si aspettava ovviamente un epilogo così tragico, eppure se c'è un bambino che scompare non è che ti puoi aspettare tanto di buono. No, però c'è una motivazione. Ovviamente, siccome i genitori si erano separati, ma adesso lo vediamo, tuttavia molte domande restano aperte in merito alla sua morte, anche perché alla fine la madre di Bobby era sparita, nessuno la vedeva da molto tempo, quindi hanno Subito. pensato che il bambino fosse con la Eh madre. sì. Alla fine degli anni 90 il padre John Witt dirà che sua moglie e madre del bambino, Miang Au Chu, forse si pronuncia anche in modo diverso, ma va bene, si erano separati e lei ovviamente aveva portato con sé il bambino, come abbiamo già ipotizzato. Apparentemente dunque la moglie si era trasferita da dove veniva, nella Corea del Sud, e l'uomo pare non si fosse preoccupato più di tanto del loro silenzio. D'altronde si lasciano, si separano, lei porta con sé il bambino e la famiglia rimasta in America ovviamente non aveva assolutamente idea che madre e figlio invece fossero spariti. Tuttavia, dopo il ritrovamento del bambino, si penserà che anche la madre, Miang, avesse incontrato lo stesso destino di suo figlio. D'altronde se lui era stato trovato cadavere. Sarà a questo punto che verranno condotte nuove indagini e le autorità di Orange County cercheranno nei vari database nel tentativo di trovare una donna non identificata, ovviamente che corrispondesse alle caratteristiche della mamma del bambino. E infatti, dopo varie ricerche, sembrerà infatti venire fuori una certa corrispondenza proprio nella località di Spadamburgo, dove abbiamo visto all'inizio Jane Doe ritrovata e mai riconosciuta. Così lo sceriffo di Orange County contatterà le autorità di Spartanburg per una possibile connessione tra i due casi. Jane Doe era stata trovata nuda in un'area boscosa dietro un mucchio di detriti, sempre vicino a quella benedetta Interstatale 85, dove a 300 km di distanza era stato poi trovato il figlio, come abbiamo visto all'inizio della vicenda. È il 13 maggio del 1998. Quello che fa strano è che Bobby era stato trovato solo 4 mesi dopo, per questo non c'era stata subito la connessione tra due casi. Cosa c'è di strano? Che sono madre e figlio, avrebbero potuto capirlo subito che erano parenti.
solo che a distanza di 4 mesi, a distanza di 300 km anche dall'altro, molto distanti l'uno dall'altro, forse sì. Quello che ha giocato a sfavore. La donna presentava cicatrici all'avambraccio sinistro e 3 segni di vaccinazione sempre sul braccio sinistro, le mancavano anche 9 denti. Degli indumenti che forse appartenevano alla donna saranno poi trovati una settimana dopo il ritrovamento del corpo, tuttavia questo non aiuterà di certo le autorità a capire come fosse in realtà morta, era passato troppo tempo. Poi, nel gennaio del 2019, cosa succede? Sì, sempre con l'aiuto delle autorità sudcoreane, la polizia sarà in grado di identificare Jane Doe attraverso le impronte digitali e il DNA. Ovviamente capiranno solo in questo momento che è la madre di Bobby, Myung Ah Woo-cho. Ma sarà un anno dopo che arriverà il colpo di scena, sì. Perché John Russell Witt, che sappiamo essere il padre di Bobby, confesserà l'omicidio di sua moglie e di suo figlio, scaricando poi i loro corpi a diversi chilometri di distanza, proprio sull'interstatale 85, come abbiamo potuto vedere. In poche parole, cos'era successo? John aveva avuto una relazione extraconiugale in quel periodo e voleva che sua moglie si allontanasse. Tutto lì. Non si è allontanata, l'ha allontanata lui. Esatto. Dirle che il matrimonio era finito sarebbe stato di certo meglio, no? Ma a Bobby non piaceva l'amante del padre. Pare che i due non andassero granché d'accordo. E così ha ritenuto ottima la soluzione di uccidere anche il figlio. Un problema in meno, no? L'uomo dirà poi all'amante che la moglie Myung era tornata in Corea e che poi aveva deciso di mandare lì con lei anche il bambino, considerato che loro non andavano granché d'accordo. Ma ovviamente, non essendoci nessuna madre in vita, il bambino verrà eliminato. Come possa un padre avere tanto coraggio? Ce lo chiediamo ancora adesso. Pare comunque che l'amante non sospettasse nulla. Forse aveva i prosciutti davanti agli occhi. Comunque, il 13 di maggio del 2019, John Witt, il padre di Bobby, sarà accusato di omicidio di primo grado e ovviamente di occultamento di 2 cadaveri. Che poi, se non avesse parlato lui, probabilmente non avrebbero mai attribuito la colpa. Beh, però ovviamente forse avrebbero indagato un pochettino più a fondo sul marito padre del bambino ritrovato. In realtà John in quel periodo si trovava già in prigione ad Ashley in Kentucky. Ma perché? Che cosa aveva fatto? Cioè, non è che hanno dovuto prenderlo, catturarlo, interrogarlo. Era già in prigione John. Beh, ovviamente per... ovviamente. Cioè, nel senso che non è ovvio, ovvio, però... per detenzione illegale di armi e per rapina. E l'amante, ribadiamo, non sospettava nulla. Ma quello che c'è di buono è che non potrà usufruire della libertà vigilata fino al 2037, ancora in carcere John. Beh, vediamo se ci rimane. Speriamo. Nel gennaio del 2020, John Witt, che all'epoca aveva 57 anni, si dichiarerà colpevole dei 2 capi di accusa di omicidio di secondo grado, dunque. Sì. Però dichiarerà di provare rimorso, eh. Però ma peccato, serve? A volte serve. Serve, sì. Ma comunque lui fino al 2037 in galera ci sta. Poi vediamo cosa capita. E in ogni caso si dice che John trascorrerà, sì, ci auguriamo, trascorrerà la sua vita dietro le sbarre. D'altronde si dice che la zia del bambino, una certa Barbara Mulman, dirà che Bobby era un bambino brillante, divertente, aveva uno spiccato senso dell'umorismo. Di Myung dirà che anche lei era divertente, era gioiosa, poi si parla sempre bene delle persone che mancano, ma ovviamente sono soltanto degli innocenti che incontrano la persona sbagliata sul loro cammino, anche se si tratta del proprio padre e marito. Sì, e alla fine purtroppo questa famiglia è stata sterminata dalla persona che invece avrebbe dovuto badare a loro. Sì. E non è così raro incontrare casi di questo tipo, purtroppo. Le ceneri di Bobby e di Myung saranno restituite ai loro cari, dando finalmente ovviamente alla famiglia quelle risposte che cercavano, perché la famiglia in Corea li stava cercando. Un certo Tim Horn, un investigatore in pensione della contea di Orange County, lavorerà al caso di Bobby per 20 anni. Sì, pensate. E sarà lui stesso a consegnare le ceneri alla famiglia. Poco dopo verrà tenuta anche una cerimonia privata per madre e figlio. Ma la cosa più triste è che era stato proprio il membro della stessa famiglia a porre fine alla vita di queste due persone. Il caso si conclude con 2 morti inutili. Sì.
senza senso, solo perché lui voleva stare con l'amante, con il colpevole comunque in galera. E quindi sì, giustizia è stata fatta. Grazie per essere arrivati anche oggi fino qui. Vi aspettiamo come sempre nei commenti per sapere cosa pensate di questo caso. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Ragazzi, grazie, grazie di averci seguito fino qui. Le Crimeber chiudono e sempre vi ricordano, occhi alle stranezze, un bacio.